abitate bene, ragazzi. Paul aveva creato una tecnologia che rendeva i suoi uomini immuni alle stasi. Sapeva che la frattura sarebbe apparsa. Era pronto, ma non ha mai provato a impedirlo. Thank you.
Wim non ci ha mai detto del suo progetto nel laboratorio al punto zero? No, mai. Mi aveva escluso da quella parte della sua vita. Non ero preparato alle follie che mi aspettavano là dentro. E quello era solo il preludio dei terribili eventi che sarebbero capitati in quel luogo. L'unica via per passare. Non può essere normale. Accesso vietato. Ma deve essere un consiglio più che una regola. Cosa diavolo? Che è questa roba? Che è questa roba? È già successo. Ma che cazzo? Espressamente richiesto niobio titanio rivestito di... Quel. Non ci sono parole per descriverlo. Will era sparito, ma... Era tutto intorno a me. La vita segreta di cui non mi aveva mai parlato. Quello da cui aveva cercato di proteggermi. Era ovunque. Un mosaico intrappolato nel tempo. Tutti pensavano che stesse gettando al vento i suoi finanziamenti e la sua carriera per l'ossessione di un esperimento fallito. È stato lui a farcelo credere. Ma quello che ha costruito... Non è stato un fallimento. Funziona. Mi servono assegni per un altro anno. Non potete fare questo. Misura. Ti prego, fa che funzioni. Will. Sparito. Ah!
Paul. Vieni con me. Possiamo sopravvivere. Ah, no! Tu sei l'unica ad aver visto quello che ho visto. Non farlo, no! Consegnami il dispositivo. E se ti sbagliassi? Sapevo che lì qualcosa era andato storto. Ma era tutto troppo confuso. Indecifrabile. È stato devastante. Quel che ho visto nel laboratorio rendeva più dolorosa ogni domanda senza risposta. Gli eventi all'università erano parte di qualcosa di molto più grande. Qualcosa che era iniziato 17 anni prima. Ok, il bacino di carenaggio. Non ti fermare, ci sei quasi. Devo trovare Paul.
C'era qualcosa che non andava in Paul. La sindrome da Cronon. Possedeva i poteri da molto più tempo di me, ma era quella la causa? Ero malato anch'io o si trattava di viaggi nel tempo? Non lo sapevo. E la sua condizione non bastava a giustificarlo. Sì. Jack, devi capire che è stato Will a costringermi. Che diavolo ti è successo? È inutile combattere. Tu l'hai ucciso! Ti spiegherò tutto a suo tempo. Vediamoci stasera al Galà della Monarch. Il Galà. Il tempo sta per finire e tu dai una cazzo di festa. I miei piani vanno oltre la... Perché aspettare? Io non verrò mai alla tua... Verrai. L'ho già visto accadere. Cosa hai visto? Che storia è questa? Arrivederci, Jack. No! A posto, andata.
cercavi ancora? Signore! Paul! Fermo! Torna subito indietro, cazzo! No! Ah! Porca puttana! Devo muovermi. Forza! Ok. Concentrati, Jack. Concentrati. Le stasi erano sempre più intense. Oscillavano senza preavviso. Ma allora non sapevo che la situazione sarebbe peggiorata. Ma sappiamo che lo fece. Doveva far male. Devo andarmene da qui, merda. Cazzo! Ci è mancato poco, Jack. Questo posto è un labirinto. Ok, andiamo. Oh, no, 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 non di nuovo! Muoversi, muoversi! Ok, concentrati, Jack. Ok, ci siamo. Stai.
Beth stava cercando di raggiungermi. Mi aspettavo di trovarla immobilizzata vicino al bacino di carenaggio. Espressamente non fare niente di stupido. Ma hai saputo ascoltare. Beh, vedi di cambiare. Entra. E se non mi fidassi? Allora sparami. Mi dispiace, ma prendo il furgone e... Questo è per non avermi ascoltato. Ah. Vuoi riuscire a fermare la fine del tempo? Ti serve il mio aiuto. E comunque grazie per la sorpresina qui dietro. Mi sento una cazzo di babysitter. Mi fa paura, Jack.